Ciao ragazze, ciao ragazzi e benvenuti ad un nuovo video. Come potete vedere, sono davanti al mio albero di Natale. Sono particolarmente fiera del mio albero quest'anno, mi piace un sacco e quindi ho pensato appunto di mettermi qui a filmare questo video visto che oggi parliamo proprio di regali di Natale. Praticamente da quando ho aperto il canale che ogni anno vi faccio il video sui miei consigli dei regali di Natale e questi sono tutti ragazzi i regali che se dovessi ricevere io sarei felicissima. Li ho studiati proprio perché per me sono i regali migliori e sia budget ridotti che budget un pochino più alto, quindi regali un po' per tutte le tasche. Prima idea, come potete vedere, sono diverse cosine, ma fanno tutte parte di un kit unico per le unghie. Ce ne sono di naturalmente di diversi brand. Questo è di Mia Nail ed è naturalmente il kit completo per fare lo smalto semipermanente a casa. Abbiamo la lampada UV, abbiamo gli smalti, appunto, ce ne sono tantissimi di brand diversi. Eccoli qua, questi sono naturalmente gli smalti che preferirei io perché sono tutti nude, rosati, sapete che sono i miei preferiti. Poi ci sono i remover ed il cleanser, la lima buffer che ha più funzioni e poi naturalmente base coat e top coat. Secondo me è un'ottima idea regalo perché uno, tutte le mie amiche ne vogliono uno. Ne ho regalato uno ad una mia amica ed era felicissima e lo usa sempre perché naturalmente andare al salone ogni volta a fare il semipermanente nel long term è un costo non indifferente, quindi acquistare comunque un kit porta ad un grosso risparmio, quindi se naturalmente un piccolo investimento iniziale per poi avere non spendere più praticamente nulla. E secondo me è anche un bel regalo da fare perché è una cosa che si andrà ad utilizzare molto ed è una cosa molto molto utile perché appunto farà sì che quella persona risparmierà poi sullo smalto semipermanente perché può farlo naturalmente a casa. Kit come questo si trovano ovunque, io vi consiglio di dare un'occhiatina su Amazon, specialmente se dovete fare i regali all'ultimo secondo perché con Amazon Prime ti arriva tutto a casa anche in un giorno, due, penso dipende un po' dalla zona, però sono anche velocissimi e su Amazon si trovano ottime sia lampade UV che smalti, quindi insomma, consiglio, date un'occhiata, però di brand ce ne sono tantissimi. Seconda idea regalo, questa era una cosina che io volevo da tantissimo, vi avevo parlato, e sono le federe e capi in generale, ma oggi vi voglio parlare in particolare delle federe per i cuscini, appunto in seta. Queste sono del brand Lily Silk, che è un brand ottimo per quanto riguarda il materiale. Utilizzano la seta mulberry, che è la migliore. E vi avevo già parlato appunto delle proprietà fantastiche della seta per quanto riguarda la salute sia dei capelli che della pelle. Eccola qui, questa è la federa in seta. L'ho scelta di questo bianco che è un po' più perlato, non è proprio un bianco latte, è morbidissima ragazzi, c'è una sensazione che non vi so descrivere, naturalmente essendo seta della migliore qualità è pazzesca, è perché penso che sia un ottimo regalo non solo per gli altri ma anche per noi stessi in realtà, sia per i capelli che per la pelle. Come vi dicevo, i capelli quando dormiamo, specialmente se sono sottili, quando dormiamo su federe di flanella, che sono proprio il peggio del peggio, oppure di cotone, si crea molto attrito tra il tessuto ed il capello e questo fa sì che il capello vada, o comunque c'è molta più possibilità che il capello si spezzi. Questo è un po' un problema che io ho avendo i capelli molto sottili, ma non succede solo con chi ha i capelli sottili, inevitabilmente più attrito si forma. Noi dovete pensare che dormiamo per tante ore, quindi si forma molto molto attrito tra il cuscino, la federa ed il capello, e i capelli così a lungo andare tendono a spezzarsi, cosa che non succede con la seta, perché la seta non crea attrito tra appunto tra qualsiasi cosa e il materiale. Quindi questo fa sì che appunto i capelli non vadano a spezzarsi. E numero due, è un'ottima alleata per combattere le rughe che si formano
deformano anche quelle sempre a causa dell'attrito tra il tessuto e la nostra pelle quando dormiamo e appunto tendiamo a formare queste rughe che hanno anche un nome particolare che adesso non mi viene in mente, però quando dormiamo con l'attrito del cuscino tendiamo appunto a formare queste pieghe nella pelle che poi si trasformano in rughe, rughette, eccetera. Mentre con la seta questo non succede appunto perché la pelle non va a formare pieghe quando ci dormiamo su, ma va semplicemente a scivolare. Appunto, se conoscete la seta 100% è liscissima e scivola tantissimo addosso, non va appunto a sfregare e quindi a creare attrito. Quante volte ho detto attrito in questo video, però sì, ragazzi, e io sognavo le federe in seta da secoli e penso che sia appunto un ottimo regalo, per niente scontato, e potete poi spiegare a quella persona che magari non conosce i benefici pazzeschi, ma se è qualcuno fissato con la skincare, con la haircare, eccetera, sicuramente apprezzerà, perché basta fare una ricerca su Google per rendervi conto della differenza enorme, tra avere una federa in seta e non avere una federa in seta. Il brand che vi ho fatto vedere è appunto Lily Silk e vi faccio vedere perché hanno anche altre cosine molto molto carine, come ad esempio i pigiami, e io ho preso questo blu elettrico per l'armocromia. Ormai lo so che okay, con il rosso non ci azzecca nulla, però ha un colore stupendo. Hanno ovviamente un sacco di altre cosine, anche top, ma anche un sacco di pigiami veramente molto molto belli. Sono anche altre cosine in seta su questo sito, però appunto io in particolare vi consiglio come regalo a voi stessi e agli altri la federa. Per questo brand ho anche un codice sconto da darvi che è NicoleH12, magari ve lo metto qui e giù nel box di informazioni, trovate anche il link diretto al sito e vi dà appunto il 12% di sconto. Tra l'altro mi sto vedendo nello screen della videocamera, ancora non riesco a convincermi se questi cerchietti giganteschi mi stiano bene oppure no, perché questo lo adoro, è molto natalizio, però sì, mi sembra gigantesco sulla mia faccia, non lo so. Comunque, altro consiglio, ragazzi, che secondo me è: non potete sbagliare con questo, veramente. Cioè, con questo regalo non si può sbagliare. Ed è la linea Olaplex per i capelli, in particolare consiglio lo shampoo che è il numero 4, il balsamo che è il numero 5 e la maschera che è la numero 8. Sono sicura che tutti ormai conosciate Olaplex, è un trattamento a step che si può fare anche dal parrucchiere e ragazzi, io lo uso ormai da, non lo so, da un paio d'anni, se non di più, anche penso di più, e i miei capelli ringraziano tantissimo, specialmente lo faccio sempre anche dal parrucchiere quando faccio i colpi di sole, perché veramente ti cambia il capello, diventa molto più morbido, molto più gestibile, si increspano molto meno e da poco ho iniziato ad utilizzare, c'è anche il numero 6 che io amo, però secondo me proprio come base per chi magari non ha mai utilizzato Olaplex, appunto shampoo, balsamo e maschera sono i migliori. Io ho da poco iniziato ad utilizzare shampoo e balsamo, la maschera e altri step già li conoscevo, ma da poco sto amando anche lo shampoo ed il balsamo che si vendono sia individualmente che come kit, quindi in realtà potete regalare anche solo lo shampoo ed il balsamo, sono fantastici. Secondo me una delle linee per capelli migliori al mondo in assoluto, sono miracolosi e il risultato si sente già subito dopo la prima applicazione, anche se avete i capelli molto crespi, molto secchi, sono adatti sia ai capelli normali che vogliono restare in salute che per chi invece ha i capelli super secchi, danneggiati, rovinati, insomma, sono veramente un regalo universale. La maschera in caso potete aggiungerla se la persona ha i capelli magari appunto lunghi oppure corti però trattati eccetera, potete aggiungerci anche questa. Secondo me regalo azzeccatissimo, tutti ne parlano, è famosissima come linea e appunto anche se magari la persona a cui volete fare un regalo non si trucca,
difficile trovare qualcosa che possa andare ad utilizzare, ma sicuramente ci tiene all'aspetto dei capelli, quindi appunto io sarei felicissima di ricevere Olaplex. Poi, altro regalo, non potevo non inserire anche qualcosina di skincare. Ho pensato, trucco è più difficile perché il make up è sempre un po' complicato andare a scegliere le tonalità, ad azzeccare le tonalità perfette, no? Non è mai semplice, né ovviamente per quanto riguarda la base, ma neanche tanto scontato per quanto riguarda ombretti, rossetti, eccetera, perché poi magari sbagliamo la tonalità e alla persona non le sta manco tanto bene. Però ho pensato, anche perché sta andando tantissimo la skincare in questo periodo con le mascherine, ci trucchiamo meno, ma facciamo tanta skincare, ho pensato di consigliarvi appunto un trio di prodotti. Questi sono di Labcare Cosmetics, uno dei miei brand preferiti, come già sapete si trovano sia sul sito di Labcare, vi lascerò qua sotto nel box informazioni il link, è labcare.it, che è in tutte le migliori farmacie in Italia, quindi è un brand anche molto molto serio, 100% made in Italy. E la linea che vi voglio consigliare sicuramente la conoscete, ve ne parlo spesso, ma sono prodotti che io personalmente amo e utilizzo anch'io nella mia skincare quotidiana, e sono... Allora, il primo è lui, e questo anche è un po' un passepartout, potete regalarlo a chiunque, ed è l'acido ialuronico complex 5 pesi molecolari. Questo è acido ialuronico in gocce. Eccole qua. Si può utilizzare sia da solo direttamente sul viso, oppure andare a mischiarlo ad una crema idratante, che è quello che faccio io. Altro prodotto sempre della stessa linea, acido ialuronico complex 5 pesi molecolari, è il contorno occhi. Questo è fantastico e vi sto consigliando questi prodotti in particolare perché sono adatti a tutti i tipi di pelle, sia per le pelli giovanissime che per le pelli più mature, perché l'acido ialuronico va utilizzato sempre, fin da quando iniziamo ad utilizzare le creme va subito incorporato l'acido ialuronico e bisogna utilizzarlo sempre, quindi è un regalo anche questo super universale. E dopo il contorno occhi c'è naturalmente anche la crema per il viso, sempre con acido ialuronico a 5 pesi molecolari. Secondo me questi tre prodotti di questa linea vanno appunto a soddisfare tutte le esigenze, si possono usare sia su pelli secche che su pelli miste grasse, e sono approvatissimi anche per me che ho la pelle super delicata, lo sapete, quindi assolutamente per quanto riguarda la skincare date un'occhiata, o anche per Labcare Cosmetics un codice sconto per voi, Kiss30, e vi dà il 30% di sconto su tutto il sito con una spesa minima di 59 euro, che però deve ancora essere scontata, quindi appunto trovate il link qua sotto. Poi, altra idea regalo che può sembrare scontata ma alla fine è super super utile, e questo, ed è un kit con 3 beauty blender, con il porta sapone e con la saponetta per andare a lavare le nostre beauty blender. Naturalmente lo trovate da Sephora. Ragazzi, lo so appunto che può sembrare scontato, mi direte niente di che, sono solo delle spugnette eccetera eccetera, però sono, uno, le spugnette migliori al mondo, numero due, ce ne sono 3, questo significa che ti basta, cioè tipo per un anno praticamente, perché le usi, cioè almeno qualche mese ognuna, quindi praticamente ti dura un anno la scorta di beauty blender, se non di più, se io non ci sto tanto attenta, ma potrebbero durare ancora di più. E soprattutto c'è la, no, ci sono 2 in realtà, adesso mi rendo conto, ci sono 2 saponette per andare a pulirle. Ho già testato personalmente le saponette delle beauty blender e sono fantastiche, lavano molto molto bene il fondotinta dalle spugnette. Secondo me questo è un kit carino che alla fine appunto usiamo tutti, perché quasi tutti ormai usiamo la beauty blender per applicare il fondotinta. Chi ancora non usa la beauty blender, potete approfittare, prenderlo e fargliela provare, perché veramente, cioè, ti cambia la vita. Io almeno, da quando ho scoperto la beauty blender, non ho mai più usato pennelli e non ho mai più usato altre spugnette, le provo, le testo, ma la beauty blender rimane sempre la migliore, è incredibile. Quindi è anche un pack molto carino, secondo me festivo, da regalare, super super utile. Appunto, non andiamo a regalare il fondotinta perché non conosciamo la tonalità, non andiamo a regalare appunto trucchi di cui la colorazione magari non siamo troppo sicuri, però
le beauty blender le usiamo tutti, non si può appunto negare che è un regalo utilissimo. E anch'io personalmente sarei molto felice di ricevere questo come regalo, perché è un regalo che inevitabilmente poi vado ad utilizzare e mi serve. Poi, altra idea regalo, tra l'altro ragazzi non so bene com'è l'illuminazione in questo video, ho acceso un po' di luci a caso, ditemi voi. Altro regalo un po' particolare, più per le fashionista e appunto per le fashion victim, sono questi libri, appunto quelli che vi sto facendo vedere sono di Chanel, ma si trovano anche naturalmente di altri brand, di tutti i brand di lusso in realtà, quindi se avete un'amica, un amico appassionato di questi brand, potete effettivamente acquistare qualcosa che sicuramente gli piacerà, perché appunto in questi libricini c'è, a parte che vabbè ovviamente anche solo come decorazione a casa sono stupendi da mettere tipo sul tavolino basso in soggiorno accanto al divano, adoro, ma all'interno ci sono anche, c'è anche la storia del brand, quindi se ovviamente non avete il budget per fare un regalo da Chanel, regalare però il libro secondo me del brand è un'idea stupenda. E ad esempio, per farvi capire, questo, il prezzo di questo è 29,99 e di questo piccolino sono 12,99, quindi sono sicuramente prezzi accessibili, però secondo me fate un figurone da paura. E anche qui possiamo vedere quello più grande, naturalmente ci sono un sacco di foto dalle sfilate, cioè davvero per una fashion victim non può che essere un regalo pazzesco. E appunto non si trovano solo di Chanel, ci sono un po' di tutti i brand di lusso, quindi dateci un'occhiata. Naturalmente anche per questo potete ordinarli su Amazon, sempre con Prime, oppure li trovate un po' in tutte le librerie, quindi anche in questo caso potrebbe essere un buon regalo last minute. E poi ultimo consiglio per oggi, e ragazzi fidatevi di me, vi sto facendo vedere i calendari dell'avvento. Secondo me un ottimo regalo natalizio sono i calendari dell'avvento. Adesso vi spiego perché, perché voi mi direte: Nicole, ma se io lo regalo a Natale ormai dicembre è finito, quindi non si fa il conto alla rovescia. Però tra qualche giorno andranno in saldo. Questo significa perché? Perché l'anno dopo ovviamente saranno già vecchi, ok? Quindi quelli di quest'anno devono per forza venderli, e a meno che non siano andati sold out, quasi tutti i brand ad un certo punto tra qualche giorno li metteranno in saldo. E per una beauty addicted penso che ricevere un calendario dell'avvento, anche se lo ricevi a Natale e magari devi aprirti tutte le caselle in una volta, è comunque un regalo pazzesco, perché all'interno di questi calendari dell'avvento, a parte qualche calendario dell'avvento che ogni tanto c'è un po' di, diciamo, un po' di delusione quest'anno, sapete già di quale calendario parlo, se lo sapete scrivetemi nei commenti, secondo me lo sapete tutti, però di norma i calendari dell'avvento appunto hanno delle sorprese pazzesche, quindi secondo me è un'ottima idea. E appunto dateci un'occhiata ai saldi sui calendari dell'avvento, ragazzi, perché lo so che ovviamente si perde un po' il tema di fare il conto alla rovescia, però ve lo garantisco, per una beauty addicted, una appassionata di skincare, makeup eccetera, ricevere un calendario dell'avvento di un brand beauty, appunto come può essere Lancome o qualsiasi altro brand, secondo me non può che piacere. Quindi mia family, questo è quanto per il video di oggi, spero davvero che vi sia piaciuto, che vi siano piaciuti i miei consigli sui regali. Fatemi sapere se li avete già fatti tutti i regali di Natale, o se siete come me che siete sempre tipo ritardatari, io mi trovo sopra l'ultimo a dover prendere qualcosa. Quindi bacio grandissimo, come al solito vi abbraccio, venite qua che vi abbraccio forte forte forte, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!